Veneto verso Campania in questa sfida culinaria ai fornelli della nostra master chef Ilenia Bazzacco. Infatti abbiamo in queste due ricette una tipica ricetta classica veneta, i bigoi in salsa, e un'altra ricetta invece tipica della tradizione campana, che è il Danubio, questa volta fatto con carciofi, formaggio e un po' di Veneto c'è anche qui, perché c'è la soppressa veneta. E allora noi andiamo subito a fare la spesa. Buongiorno! Buongiorno! Come va? Bene, tu come stai? Non c'è male. Oggi facciamo due ricettine. Allora abbiamo i bigoi, detto appunto alla veneta, in salsa, e mi serve una cipolla. E poi per una ricetta di origine campana, questo Danubio, mi servirà un carciofo grande del prezzemolo. Grazie mille, tutto dentro la nostra borsa. E grazie a te. Allora ci vediamo alla prossima ricetta. Va bene? Va bene. Grazie. Ciao. Ciao, buona giornata. Grazie. Buongiorno Fulvia. Buongiorno signora, come sta? Andiamo avanti. Bisogna. Allora, sono qui per prendere i bigoli. Grazie, ciao. Alberto. Buongiorno fanciullo. Come posso mancare? Ascolta, mi servono un po' di cosine, perché dobbiamo fare il Danubio, che ho scoperto, che mi sono documentata essere davvero un'origine napoletana, una specie di brioche rustica, e la dobbiamo fare con il formaggio e la soppressa veneta. E continuiamo a te. La soppressa? Sì. Ce n'è una fettina in più per un panino a metà giornata? Certo. Grande, sì. Ormai mi conosci, Alberto. Certo. Grazie. Va bene. Ciao. Ciao. Ciao, grazie. Allora, i bigoli, l'ingrediente principale, ci sono. Per il Danubio, il carciofo, anzi i carciofi, ne ho presi due, non si sa mai, c'è. La soppressa anche. Beh, direi che Veneto-Campania, 1-1. E adesso in cucina da Ilenia. Buongiorno Ilenia. Buongiorno a tutti. Tutti voi. Ben ritrovati. Carissima. Bello il nuovo look. Ti piace? Molto. Mm-hmm. Eh sì, hai cambiato tu e quindi... Quindi sei gelosa e quindi certo, hai dovuto cambiare anche tu. E certo, in meglio naturalmente rispetto a te però. Ascoltami. Ecco. Sei consapevole un attimino di cosa ti aspetta oggi? Sì? Guarda... No, perché oggi il difficile... L'ospite di oggi è leggermente incontenibile, quindi il difficile non sarà cucinare, ma sarà appunto conviverci. Ma io ci sono abituata perché ci ho già lavorato insieme, poi è stato un mio compagno di avventura, quindi non dico altro per il momento. E allora andiamo a conoscerlo. Auguri. Grazie. Ciao. Auguri a te dopo comunque, sì. Vero? Ha vinto 6 volte il titolo italiano dei Super Massimi, una medaglia d'argento ai campionati europei e oro ai giochi mediterranei e Goodwill Game di New York, ma questo è stato solo l'inizio. Poi c'è stato Sydney, gli europei, insomma un pugile straordinario. Voi lo conoscete per un'altra vita, quella dietro i fornelli, da Masterchef Paolo Vidoz. Ciao! Benvenuto! Ciao a tutti, ciao Anna! Sono riuscita a contenerti, hai visto? No. Come sei? Ti sei dimenticato però 2 medaglie di bronzo, un bronzo alle Olimpiadi, ti sei dimenticata un casino di roba? No, ma io non mi sono dimenticata perché questo me lo devi raccontare tu. Lo devo raccontare adesso, quindi per cui... Allora, chiariamo. Ci stanno seguendo anche dalle Marche e dall'Emilia Romagna. Riesci a non parlare in dialetto per... Purtroppo la mia ignoranza dal dialettofono mi porta a parlare in dialetto. Quindi saluto gli amici dell'Emilia Romagna, delle Marche, e gli chiedo di fare uno sforzo a cercare di capire il dialetto goriziano. Ok, allora ci saranno i sottotitoli in questa puntata. Bella, sì,
Io ci ho provato a contenerlo, d'altronde è così, non si può fare di più con Paolo. Esatto, allora. No, fate scherzi, mi piace parlare il dialetto anche per dimostrare, insomma, ricordiamo nel 1945, finita la seconda guerra mondiale, il 44% della popolazione italiana era dialettofona. Beh, il dialetto è una vera e propria lingua, quindi è una ricchezza e una risorsa, sì. Su questo siamo tutti d'accordo. Esatto, e comunque il dialetto goriziano, che comunque ti assomiglia parecchio al Veneto, anche grazie alla dominazione della Serenissima nei secoli precedenti, anche se Gorizia è un po' sotto l'Austria, è una roba abbastanza comunicativa. Vedo che anche andando in giro parlando di dialetto goriziano per tutta Italia, è una lingua che se capisci. Allora non mettiamo i sottotitoli. Senza sottotitoli. Ascolta, tu sei stato nella prima edizione di Masterchef con la nostra Elenia che ci sta aspettando in cucina, quindi adesso tu ti sei portato un grembiule, ho visto. Sì, il grembiule. Te lo fanno usare? Il grembiule del mio agriturismo. Che hai aperto in luglio, giusto da poco. Esatto, giusto da poco, e insomma stiamo provando a lavorare. Un sogno che si realizza. Sì, un sogno di una vita. Beh, in realtà adesso sono amministratore delegato della BCC. Della banca, perché sto pagando il mutuo ancora. Però un giorno forse sarà mio. E allora nel frattempo stiamo lavorando per questo. Incontenibile. Neanche sul ring lo contenevi, quindi figuriamoci qui. Allora Paolo, noi ci prepariamo. Un minuto di pubblicità, restate con noi. Paolo, accomodati nella nostra cucina, ecco Elenia. Buongiorno, benvenuta. Ciao Elenia, ciao. Che piacere di vederti. Sono tutta stretta di mano. Sì, bisogna stare attenti a non farlo arrabbiare. No, ma lui è un buono. Sì. Esatto. Lui è proprio buono, è impossibile. Buon come il pan biscotto. Sì. No, ma quel secco duro. Il rischio è quando si arrabbia. Secondo me che... Sì, ma per farmi arrabbiare altre cavoia, eh. Vero? È lunga, Poi basta un dito. Vero. Paolo, vai. Oh, grazie. Guarda che bella. Che bello. Che è tuo. Sei mio portato. Questa. Quindi, ma guarda che bel disegno. Ti sta proprio bene. Sembra quasi tagliato su misura. Fai esatto, un po'. Poi sei il vero che snellissi. Nota. Ti conosci sto trucco, Elenia? Scherzo! No! Penso che lo conosciamo tutti. Dai. Stai attenta perché ti taglio le gambine se continui a dire... Cosa cuciniamo oggi, Elenia? Allora... La ricetta della tradizione... Sì. Veneziana. Ecco. Facciamo i bigoli in salsa. Perché, a dire il vero, ho cercato comunque ricette che fossero all'altezza di una buona forchetta. Perché cose vegetariane, cose... minimal, come dici tu, insomma. Esatto. Vero. Di solito non si usa i bigoli con le lucaniche, non ho fatto anche una canzone. Mi piace i bigoli con le lucaniche. Oggi ci sarà bigoli in salsa. Diamo subito gli ingredienti, Anna, partiamo immediatamente. Io ho paura, questa puntata ho paura. Per i bigoli in salsa ci occorrono 400 g di bigoli freschi, 10 acciughe sotto sale, una cipolla grande o due piccole, un bicchiere di olio extravergine d'oliva, vino bianco e pepe. Allora abbiamo l'acqua già bolle. L'acqua che bolle. E già butta il sale. No, adesso andiamo a mettere un pugnetto. Non esageriamo anche in questo caso con il sale perché abbiamo già le sarde che piuttosto sapide. E quindi andiamo subito a buttarli. Tu Paolo, nel frattempo... Guarda, te so un amore, so già quel che ti vuoi farmi fare. E che so che tu, insomma, come me a Masterchef ne abbiamo fatti quintali di taglio della cipolla. E anche lui li ama particolarmente, immagino? Io già li amavo poco prima, dopo l'esperienza di Masterchef. Chiudo. No, mai. Perché? Perché la pasta deve bollire con il coperchio aperto. Allora, queste ti ricordi per tutta l'altra pasta. Cioè... Vabbè, mi domando sempre perché. Perché comunque deve sobbollire. Se noi andiamo a tappare con il coperchio, l'acqua prende un maggior bollore e quindi ci va a rompere quello che ha l'integrità della pasta. Noi non andiamo a mescolare, cerchiamo semplicemente di disfarli. Dopo 5-6 minuti allora cominciamo. Con dolcezza. Vedi che l'acqua è ferma, quindi. E via. Vedi, però c'è sempre da imparare anche queste piccole cose. Vero. Paolone! Dimmi. Hai visto che è stata brava a chiamarti Vidoz e non Vidoz? Esatto, perché nella lingua italiana l'accento capita sempre sulla seconda consonante o vocale. Cosa è? Vocale. Sulla seconda vocale, brava. Sì, ma questo colto io... Era un test questo che facevo. Poi anche questa stazza qui un po' da... Cioè, allora, più coltello, non so. Le taglie molto molto sottili.
Alla Giuliana. Sì. Alla Giuliana. Non diceva questo termine qua, esatto. Conosco. Io nel frattempo vado a lavare le sarde, ok? Allora, io mi ero preparato un sacco di domande sulla tua carriera da... Guarda che bravo. Io da fuori al gobbo, così le leggiamo. No. Gobbo, no, dove è il gobbo? Non c'è il gobbo, al massimo c'è Quasimodo che fa ogni tanto, ma... Io mi ero preparato un sacco di domande sulla tua carriera di pugile, nella box, e dopo affronteremo, ma in realtà io c'è solo una cosa che voglio sapere. Quanti anni ho? No. Allora. Io voglio sapere tutto di Ilenia dentro le quinte di MasterChef. Io voglio sapere i gossip, le cose, cioè quelle non viste, non dette. No, Ilenia, devo dire, tanto di cappello, era proprio brava ai tornei. Era, adesso ha perso un po' lo smalto. Adesso che ha perso lo smalto, non sei più quella dei MasterChef della volta. No, Ilenia ha tanto di cappello, e infatti non c'è un caso che se ne vada fra i primi tre. Poteva... Una volta che ti giungi a quei livelli lì, forse vinci più il personaggio, non vinci più il cuoco, bravo. Ilenia veramente sei stata super proprio. Mi ricordo quella volta che mi ha buttato fuori a me, che avevo fatto il pulsel minimal. No, allora raccontiamola questa, perché non tutti hanno seguito Master. No, praticamente sono cose così in arco, ho buttato due robe insieme. No, ma anche perché tu facevi porzioni piuttosto abbondanti di solito, vero? Se quel che sto cercando di ricreare anche nel mio locale, insomma, se questo è un po' il... E quindi tu, Ilenia, da spettatrice interna MasterChef, vedevi appunto questo tuo collega che presentava ai giudici queste porzioni da camionista. Belle porzioni, come probabilmente piacciono la maggior parte delle persone. Sì, ma in effetti l'unica cosa a cui appunto i giudici facevano riferimento era proprio quello di cercare di creare un impiatto, una presentazione che fosse, come dicevano loro, degna di MasterChef. Cioè un po' chic, un po'. Ma più che chic, elegante. Me la metti qua la cipolla? Sì, ma io di olio, non serve olio. Prima metti la cipolla, dopo mettiamo la... Adesso proprio, non c'è un caso che mi hanno buttato fuori subito MasterChef. No, ma adesso è perché non i tempi è un di... caso che sono stato buttato fuori subito MasterChef. Brava, traduttrice, bella, goriziano italiano. Però io ho amici anche nelle Marche, nell'Emilia Romagna, vorrei che capissero qualcosa di questa puntata. Saluto tutti gli amici di tutta Italia. Allora, questa la togliamo. Quindi quella volta c'è stata una prova appunto dove dovevamo, appunto, non mi ricordo in abbinamento a cosa. Basta olio, fa leggera la ricetta, sennò dopo mi massa calorie. Parla lui. Parlo mico i miei 140 kg, però lascia stare. E quindi... Ma ben distribuiti. Sì. Ben localizzati, ben distribuiti. Mi aiuti intanto, che così non perdiamo tempo. Sempre i lavori, quelle finte mi fa fare. Esatto. E quindi bisognava sempre dare un titolo al piatto. E aveva fatto queste due fettine di maiale. Rispetto una al solito. Tristezza unica. Sì, solo a guardare le piange. Che non rispettavano. Perché era stato ricriticato più volte per le sue porzioni abbondanti. Sì, ma poi non rispettava minimamente la sua cucina. Perché cosa le aveva fatta? Al vapore? Cosa le aveva fatto? No, le avevo fatto tipo... Un brodo? No, le avevo tipo scaloppine, una all'arancia, una al limone. Perché mi ricordo che la mia vicina, insomma, tristezza totale. E sì che è arrivato là e dammi il nome del piatto. Chi è che ha chiesto? Forse Cracco Barbieri, Cracco. Non no, mi non mi ha chiesto nessuno, l'ho detto mi così. Non te l'avevano chiesto, sì. No, era giusto una roba per dire che forse se chiedo un nome importante, se certo. Il piatto. Pur se è il minimal, ecco. Insomma, era quattro tocchi di porzello, un giorno le robe avesse vicino, che anche che stava. Quindi, cioè, alla fine... Ma è bellissimo comunque questo, bellissimo. È rimasta la storia, noi naturalmente, io ti passo sempre comunque, è rimasta la storia perché noi in studio praticamente siamo scoppiati a ridere. Scusa, ma Paolo, qual è il piatto che ti riesce meglio, cioè il tuo cavallo di battaglia? Il piatto, diciamo, del mio locale sei gnocchi col goulash. Comunque sei gnocchi che sei fatti a casa con la mano, a mano, diciamo... Ogni tanto sfrutto... Sfuma. Ogni tanto, tutto. Cioè, ogni tanto sfrutto la mamma che fa i gnocchi e il figliolo che mi dà la mano. Tutto. No. Troppo. La parte alcolica adesso è praticamente evaporata. Che buon profumo. E le cipolle sono ben appassite. Andiamo ad aggiungere le sarde. E dove le avessi tritate le sarde, direi? No, perché si sciolgono. Vengono lavate leggermente dal sale di cottura e poi, allora, anche in questo caso la ricetta originale porta di appunto lasciarle cuocere piano piano, oppure si possono tritare come dicevi tu prima, però se le sarde sono di qualità loro automaticamente si vanno a disfare da sole. Queste erano sotto sale, queste, no? Queste sono sotto sale, non sotto olio. Quindi sono quelle buone proprio. Quelle proprio buone che trovi nelle latte. Sì. Allora, mentre loro cuociono, si rapprende il sughetto,
noi andiamo a scoprire una delle eccellenze della nostra cucina. Ben ritrovati nel nostro salottino, oggi parliamo del lievito madre, grazie a Simone Gallipacciorino, che grazie è il nostro esperto di lievito madre, possiamo dirlo appassionato di cucina, meglio, dai. Ecco, allora, questo lievito madre di cui sentiamo tanto parlare, intanto, i benefici rispetto a un lievito normale, quali sono? Beh, intanto è proprio un lievito naturale, quindi è un impasto fatto con acqua, farina e un agente che può essere definito starter, che può essere yogurt, esatto, che attiva questa reazione innesca. Chimica, esatto, e aromatica, insomma. E per farlo a casa si può fare, vorrei ma non posso, insomma. Sì, perché io gli parlavo prima, gli dicevo, io sono una di quelle del vorrei ma non posso, nel senso mi piacerebbe utilizzare questo lievito madre, però mi sembra tanto complicato. No, non è complicato, è molto delicato da gestire, da curare, perché per il primo mese, da quando si inizia a formare, ogni giorno va rinfrescato. C'è proprio una cosa viva, esatto, un animale a casa praticamente. Infatti, gli si dà da mangiare, insomma, perché possa crescere, perché possa rafforzarsi e quindi essere utilizzato poi in tutte le preparazioni. E cosa gli si dà da mangiare? Croccantini? No, ovviamente no, gli si dà da mangiare acqua e farina. Ok, ma nelle quantità? Allora, cioè, ad esempio, facciamo un esempio, se io voglio ogni giorno rinfrescare 200 grammi di lievito madre, preleverò 200 grammi di lievito madre, aggiungerò 200 grammi di farina, quindi stessa quantità del lievito madre che ho prelevato, e metà dose di acqua, quindi 100 ml di acqua. Tra l'altro è una cosa che si può ripetere all'infinito, perché questo lievito madre qui che abbiamo ha la bellezza di 100 ml. Esatto, o, hai la o lo fai a caso, hai la fortuna che qualcuno te lo regali e quindi poi lo mantieni fino a... Ma cioè a te l'hanno regalato, ne hanno regalato un po', non? A me l'hanno regalato un po' in un vasettino piccolo in forma liquida, dopodiché io ho detto no, io lo voglio far crescere, gli ho dato da mangiare finché, cioè, praticamente non è arrivato a queste... Ti hanno dato un chihuahua, ti sei ritrovato un labrador. Esattamente. Continuare la cosa. No, ma se io vado in vacanza? Beh, sto allora, via 2 settimane. Se tu vai in vacanza, allora puoi anche dargli da mangiare di più, nel senso che puoi dargli una doppia dose di farina. Lo rimpilzo. Lo rimpinzi, esatto, e poi una volta che lui è cresciuto lo tieni in frigorifero, infatti tra un rinfresco e l'altro va comunque conservato in frigorifero se non viene utilizzato spesso, insomma. Altra, posso anche congelarlo? Esattamente, un'altra strategia, un'altra astuzia è quello eventualmente per ogni evenienza di prelevarne una parte dal lievito che hai rinfrescato e tenerlo in freezer, congelarlo per comunque qualsiasi urgenza, emergenza che dovessi trovare ad affrontare, insomma, hai ospiti improvvisi a cena, ecco che tiri fuori il lievito madre e fai una pizza che... Lievita in quanto quel lievito? Cioè la differenza tra un lievito normale? Beh, allora, il lievito normale è normalmente in 2-3 ore lievita. Il lievito madre, essendo appunto naturale, ha bisogno anche di 5-6 ore, anche una notte intera, insomma. Beh, ma probabilmente la differenza si sente. La differenza si sente a livello di gusto, a livello di aroma, a livello proprio di digeribilità stessa del prodotto. E proprio di fragranza, insomma. Allora mi sa che ne dovrai regalare un po' a Ilenia. Assolutamente sì. E allora grazie mille Simone per grazie essere stato con noi e per averci spiegato questa chicca sul lievito madre, molto interessante, molto interessante. Grazie. Davvero. E noi ci rivediamo invece in cucina. Eccoci tornati in cucina con il nostro Paolo Vidozzo, l'accento quello giusto, ed eccoci con i nostri bigoi. Bigoi. In salsa. Bene, allora il sughetto è pronto, la pasta pure, andiamo a condire. Sei contento Paolo che si mangia adesso? Sì, sta ricetta mi pare alquanto allettante. Ma c'è qualcosa che non ti piace? Esatto. Ma forse l'unica cosa che non mi piace sono i nervetti, quelli del maiale, quelli che crocchia un poco, quella non mi piace tanto. Per il resto è difficile trovare... Qualcosa che non ti piace. Esatto, come si può notare... E posso fare una domanda, Anna? Prego. Quando eri praticamente un atleta, riuscivi comunque a limitare la voglia di cibo? Che atleta te eri, Anna?
Ah, Mirkola l'atleta! Ah, pensavo che Anna era l'atleta. No, certo. Mi ero peso massimo, quindi per cui potevo mangiare più 91. Quindi potevo avere energia, eccetera. Mi mettevo sempre vicino a quei pugili che era in dieta, no? E quindi mangiavo oltre la mia porzione anche da loro. Questi erano trucchi del mestiere che mi hanno imparato. Di solito mi mettevo vicino i mini mosca, quindi pesa 48 kg, 50 kg. Però dovevo mangiare, non so, due spaghettini, una lice, la roba, mi arrivavo lì e che spazzolavo via tutto. Mamma mia. Ma ascolta, com'è nata? Allora, le tue due passioni, la box e la cucina. Due vite praticamente, perché è anche abbastanza distanti tra di loro, voglio dire. Com'è nata una, com'è nata l'altra? Come sei entrato nel mondo della box? Ma perché guardavo per TV le Olimpiadi di Sydney, allora le Olimpiadi di Los Angeles. Sydney ci sei andato proprio. Esatto, sì. E guardavo Damiani, eccetera, a quel tempo che aveva fatto. Ecco, scusa. Guarda che bel impiattamento. Ecco, questo è il segreto anche per roba fare. Roba di Masterchef. No, guardate questo. Cioè, è il segreto per fare il nido, giusto? Ti posso far vedere come è impiattato mi dopo? Certo, allora c'è già il tuo piatto lì. E vediamo anche la porzione tua. Esatto, di solito mi impiatto in un altro sistema. Guarda, ti voglio veramente complimenti, Lenia, eh? Brava, bella da vedere. Sembra quasi sia stata Masterchef, vero? Ma lo sai che ho cucinato anche da lui insieme? Sì, sono venuto dell'agriturismo da me, che avevo fatto la settimana del radicchio del Treviso. La cucinai Lenia, che ha portato quelle ricette che è proprio bene. Ma lei è anche madrina del radicchio. Sì, vai. Adesso questo è un impiattamento da Masterchef. Ecco, adesso vediamo l'impiattamento alla Paolo Vidoz. Esatto, tac. Ah, proprio. Tac. Facciamola. Tac, si muove un po' la pignata, si mette così. No. Ed ecco l'impiattamento alla Vidoz. Perfetto. Trovate le differenze adesso. Trovate le 1542 differenze. Diciamo, insomma, siamo lì, sì, dai. Sì, ecco. E questo okay. È il tuo, naturalmente. No, non hai capito, Elenia, proprio no. Allora, dai. Con questo prendiamo questo. No, dai, portiamo questo al sommelier, questo ce lo mangiamo. Ok. Sì, dai, questo mangiamo insieme con la troupe, con Beppi, Antonio, Johnny Depp e anche salutiamo Sergio Leone in regia. Non era Fellini. Ah, così dipende, tanti momenti. Ok, abbiamo capito, vediamo che vino abbinare. E poi ci rivediamo per la seconda ricetta. Ci posso credere. Grazie Anna e grazie Ilenia per questo stupendo piatto di bigoli in salsa, un piatto fantastico della tradizione veneta, non facilissimo da abbinare in quanto grande struttura, una buona dose di sapidità, la nota aromatica delle nostre sarde danno un piatto abbastanza complesso. Abbiamo cercato di abbinare per struttura un vino che viene dal nostro territorio, un vino autoctono del nostro territorio, che è un Manzoni Bianco. Un Manzoni Bianco nasce a Conegliano da una sperimentazione del professor Manzoni all'Istituto Enologico della Scuola di Conegliano. Nasce da un incrocio fra Riesling Italico e Pinot Bianco, nasce questo vitigno nuovo, Manzoni Bianco o Manzoni 6.13, un vino che da alcuni anni sta caratterizzando questo territorio per la sua molteplice versatilità e che cercheremo di abbinare adesso alla struttura aromatica di questo piatto. Un vino che si presenta di un bel giallo paglierino intenso, si muove agilmente nel bicchiere disegnandolo con archetti fini e sottili. Al naso è soprattutto fruttato, di frutta gialla matura con note che ricordano l'ananas e la pera, con un finale leggermente amandorlato. In bocca denota la sua struttura, questi 12 gradi e mezzo di titolo alcolico si sviluppano in tutta il cavo orale e mi aiutano a pulire quello che è un impatto importante dato da questi bigoli, soprattutto dalla nota aromatica di cui parlavo prima della sarda. Quindi una buona sapidità, una buona freschezza che sicuramente saranno utili per pulire, per deglassare l'impatto importante del bigolo e della salsa di questo piatto. Il finale è leggermente amandorlato, con un ricordo ancora di frutta gialla matura, ritorna questa nota di ananas, ritorna questa nota di pera Williams molto matura, con un finale leggermente amarognolo ma molto molto piacevole che sicuramente starà bene sul finale anche un po' a tendenza dolce di questo piatto.
dove possiamo incontrare questo vino. Lo incontriamo sulle colline trevigiane, un vino che trova la sua collocazione sulle colline attorno a Conegliano e Susegana, dove per primo è stato impiantato e sperimentato dal professor Manzoni. Sicuramente un vino che negli ultimi anni sta ottenendo una buona presa di mercato sul nostro territorio e che si propone tranquillamente su piatti a base di pesce, a base di soprattutto di crostacei e di molluschi, quindi piccoli antipasti leggeri, ma anche primi piatti leggermente più strutturati. Eccoci al nostro angolo dell'educazione alimentare col nostro tecnologo alimentare Giovanni Mastronardi dell'Istituto Artusi di Recolaro Terme, Istituto Alberghiero. Buongiorno e ben ritrovato. Oggi di cosa parliamo, Giovanni? Beh, oggi parliamo di come congelare i nostri prodotti a casa, quindi l'utilizzo del nostro congelatore. Ah, quindi come conservare gli alimenti. Come conservare, sì. Quali sono i consigli? Beh, i consigli, è importante sapere anche il nostro congelatore fino a che punto può spingersi con la temperatura. Questo è molto importante perché dipende anche da quanto noi vogliamo conservare i nostri prodotti. Bene o male possiamo conservare qualunque prodotto, ovviamente con delle sfaccettature, perché ovviamente cambia anche l'aspetto fisico. Quindi accortezze. Esatto, per esempio un mascarpone non può essere congelato, no, come abbiamo anche detto. Oppure anche i frutti di bosco non possono essere congelati perché si ha una perdita di succhi. Però io sento tante persone che congelano i frutti di bosco. Non può durare molto a lungo perché si ha proprio un disfacimento, una rottura delle cellule con questa fuoriuscita di succhi. Allora sono prodotti quindi surgelati, che è diverso da congelare. Stavo per dire, io trovo sempre i frutti di bosco surgelati. Perché solitamente tutti i prodotti surgelati subiscono una leggera scottatura, un blanching, in modo tale da inattivare degli enzimi, perché durante il congelamento, ricordo, ha un effetto batteriostatico, non battericida come il calore. Quindi cosa significa? Che durante la conservazione a freddo il prodotto non può durare per molti anni. Diversi mesi, 6, 8, 9 mesi, perché ci sono anche gli enzimi che lavorano. Ora, è importante questo, perché capire il nostro congelatore ci può dare delle indicazioni, soprattutto per quanto noi possiamo stoccare i nostri prodotti. Allora, si va a guardare le stelline, il numero di stelline. Quando un congelatore presenta 4 stelline, vuol dire che la temperatura può arrivare anche a meno 30 gradi, quindi ha l'effetto sia di conservare che anche di congelare. È molto efficiente e anche molto forte, molto potente. Sì. Meno 3, cioè 3 stelline, può arrivare anche a meno 18, quindi ha un effetto solo per conservare. Magari la stragrande maggioranza, sì, forse. Sì, meno 18 gradi la maggior parte dei congelatori che abbiamo a casa. Andate a controllare a casa. 2 stelline, meno 12, invece una stellina, meno 8 gradi. Quindi, man mano che si hanno più stelline, possiamo conservare più a lungo il nostro prodotto. Lungo, no. Più stelline sono, più si conserva bene il cibo. È importante anche fare ordine e porre in ogni prodotto all'interno di un sacchetto con la data anche di inserimento di nel congelatore. E calcolare almeno 5, 6, 9 mesi per le verdure. Per le carni invece? Per le carni possiamo almeno 6 mesi. 6 mesi? Sì. Ho capito, no, perché tante volte si trova con... L'errore più comune è quello di congelare un prodotto già in avanzato stato di decomposizione e conservarlo e pensare che si possa conservare ancora più a lungo. No, questo sbagliato. È ancora più pericoloso. Errore, piuttosto brutto dirlo, però meglio non utilizzarlo, perché insomma si rischia anche in salute e non va bene. Allora Giovanni, noi ti ringraziamo per essere stato con noi anche questa puntata, ci rivediamo alla prossima e adesso dritti in cucina. Bentornati nella nostra cucina per la seconda ricetta di oggi, vero Ilenia? Sì. Passiamo da una ricetta della tradizione veneziana, veneta, a una campana. Esattamente, il Danubio, in questo caso in versione salata, perché appunto avrà un ripieno con carciofi, soppressa e del formaggio. Paolo. Mi sono pronto a fare i lavori di bassa manovalanza, quindi sono agli ordini tuoi, Ilenia. Che sono i più importanti poi. Esempi utili e che ad essere fatti bene. Esatto. Tagliare solo, non mangiare, perché è già testato, perché abbiamo fatto la spesa sotto il salone, che
l'eccellenza appunto. Quindi te mi dici che questa soppressa è buona? Buona, ok, la tagli a cubetti. Ecco, nel frattempo però indichiamo bene gli ingredienti. Esattamente. Per il nostro Danubio ci occorrono, per la pasta, 150 g di pasta madre rinfrescata, 450 g di farina zero, 100 ml di acqua, 100 ml di latte, 70 g di burro morbido, 50 g di zucchero di canna, un uovo, 2 cucchiaine di sale. Per il ripieno, un carciofo grande, 50 g di formaggio a pezzettini, olio extravergine d'oliva, 100 g di soppressa veneta a cubetti, prezzemolo fresco, sale e pepe. Per guarnire, un tuorlo con 2 cucchiai di latte. Ma sai un bel panino con questa soppressa qui, Paolone, cosa viene fuori? Non dargli inutili idee. Nella ricetta era scritto 80/100 g, quindi 20 grammi prima di gioco, 20 grammi qua. No. Vai, taglia. Ilenia, allora adesso cosa... Allora, per prima cosa ci occupiamo appunto di tagliare il carciofo, andarlo ad appassire in padella. Perché? Perché faccio questo? Perché io l'impasto l'ho già fatto. Quindi abbiamo già fatto l'impasto con la pasta madre, con tutti gli ingredienti che ho elencato prima, e la lasciamo riposare per almeno 5-6 ore. Temperatura ambiente, io do sempre... Sì, cioè, buon appetito ragazzi! Tagli anche il formaggio, così fai anche un panino col formaggio. Quindi 5-6 ore... Incontagioso. Esatto, 5-6 ore a temperatura ambiente, io consiglio sempre all'interno del forno con la luce accesa, e quindi noi possiamo adesso occuparci tranquillamente appunto del ripieno, che sarà carciofi leggermente stufati con un po' di prezzemolo, chi desidera anche con un pezzettino di aglio, e semplicemente dell'olio. Il ripieno avrà anche dei pezzettini di formaggio, in questo caso abbiamo del Piave. Insomma, e della soppressa partenopea mischiata un po' con del... Sai che io amo Veneto, appunto perché, fare questi mix. Esatto. Sembra fare ricette di altre regioni con prodotti locali. Questo mi piace assai anche a me. E infatti è quello che noi facciamo sempre. Se non altro, dai. Sì. Comunque, senti, ma per chi non avesse la pasta madre rinfrescata, prima abbiamo, nel nostro momento dedicato all'eccellenza, abbiamo scoperto qualcosa di più della pasta madre, il lievito madre, ma chi non l'avesse? Cosa allora, deve fare? Può utilizzare o del lievito madre in polvere, che adesso appunto sono liofilizzato, ci sono tra l'altro in internet delle tabelle di conversione che ci permettono appunto di fare appunto anche ricette con lieviti o in panetto, ecco, appunto essiccati. Si trovano tranquillamente nei supermercati. La resa. Brava. Vedo che te la imparare. Basta però. Ma lei non è che debba imparare, è che se trova praticamente. Ma qualche chiletto in più potresti buttarlo in su. Del resto, mi aveva sempre detto di fida dei cuochi madri. Allora mi per anche sicurezza ai miei clienti, optando su una linea un po' morbida. Il problema è che lei non è cuoca, quindi ha una linea invidiabile, che però mangia. Mangia. Buon sto formaggio Piave, eh? Vero? Sì, proprio buon salato, eccetera. Che con carciofi. Buono, vero? Allora, in padella un po' di olio. Ma ecco, cuciniamo, altrimenti tra un po' arriva il cartello, meno chiacchiere, più cucina, vero? Sì, meno cibo, meno mangiate, meno cucinate. Allora, nuovo cartello, Enrico. Noi il forno l'abbiamo già acceso. L'abbiamo già preriscaldato a 200 gradi. Quindi intanto va. Esatto. L'unica cosa che io in questo caso vi dico è che una volta che avremo composto praticamente le palline... Sì, perché poi non ho idea di cosa si fa questo Danubio, essere sinceri, io non lo conoscevo. Cioè, sono praticamente delle pagnottine di pasta brioche alla fine. Che vengono farcite nella versione per esempio salata, come in questo caso, con salumi, con delle verdure, il ripieno viene racchiuso all'interno, disposto in una pentola da forno, possibilmente rotonda, e disposte queste palline. Ricorda un po' la torta delle rose. Praticamente un svuoto da frigo, speciale tutta roba nel frigo, facciamo il nome esotico. No, è vero. Frittella contadina, te che butti quel che ti la trova e tu c'avevi con un nome particolare. No, ma alla fine comunque è vero, perché comunque è uno svuota frigo, ti avanzano di pezzettini di formaggio, di salume, e poi è arrivato il cartello nel frattempo. Io non lo vedo. Prendiamo. Che vedi che prendi il tuorlo, che bravina. Un po' di latte, andiamo a mettere praticamente. Non lo farò. Sentite? Rispondi, no? No, meglio che spengo, ex moglie, chiudo. Scusate l'interruzione.
Non però succederà. Avete sentito la sigla? Non succederà più. Eh sì, insomma, essendo comunque campione di box. Sì, bei tempi quei. Senti, ma sei andato un po' al tappeto qualche volta tu oppure no? Ma pensati che per 20, ho fatto 150 gol di dilettante, 30 da professionista, 23 anni di box, dopo una bella vita, alzare la mattina, correre, farli mangiare, dopo pisolini, il pomeriggio, poi di nuovo allenamento, cioè ho fatto una vita da mababbo, proprio, vabbè, mi posso spaccare il naso, mascella, quel che te vuoi, eccetera. Dettagli, però una vita da Dio proprio, invece adesso devo fare il contadino, alzare la mattina, andare in orto, dopo proprio... Ah. Allora, io ho aggiunto un goccino di acqua. Sì. Semplicemente perché? Non perché vino, mi aiuta. No, abbiamo aggiunto dell'acqua perché così non aggiungiamo ulteriori grassi. Va bene. E aiutano, l'acqua va a aiutare un attimino appunto ad appassire, a stufare i pezzettini di carciofo. Perfetto. Naturalmente non mettiamo il sale in questo caso, no. La mettiamo semplicemente solo alla fine perché abbiamo molta sapidità appunto. Il nostro tuorlo nella... Cioè, stranissima, è la prima volta che la vedo io. Serve solo per andare a pennellare la superficie e dare colore, perché se mettessimo solo ed esclusivamente il tuorlo risulterebbe cotto poi. Ecco, io proprio, per me non fa nessuna differenza. Comunque, no, guarda che meraviglia questa. Allora, con la pasta madre, lievito madre. Beh sì, all'interno poi, comunque questa è una pasta brioche, perché vedi che è molto spugnosa e molto morbida, c'è dentro del burro, dello zucchero, quindi non è semplicemente pasta madre e farina. Questa pasta madre, quanti anni hai, Elenia? Allora, quella, la ragazza che me l'ha regalata mi hanno detto che ha 100 anni la matrice, cioè proprio la madre. La nonna, sì. La bisnonna. Poi dicono che sia un po' impossibile portare a 100 anni la pasta madre, però io l'ho apprezzata tantissimo e sono felice di più di averla, la mia prima pasta madre. Allora, permettimi un attimo che faccio vedere come andremo a comporre le palline. Ecco, adesso questo è un passaggio fondamentale. Passaggio quindi, fondamentale. Vediamo. Allora. Tu l'hai mai fatto il Danubio? La mia cucina? Allora, le palline di pasta devono essere all'incirca di 40 grammi l'una, per cui io vi consiglio di pesare già tutte le palline appunto ad andare a farcire, quindi metteremo un pezzettino. Ho capito qua come va fatto. Esatto, un pezzettino. Scusami, prendi una forchettina che ho le mani infarinate. Se non ci fossimo noi qui. Allora, bisognerebbe farli raffreddare i carciofi in questo caso. Noi non abbiamo tempo, anzi abbiamo dobbiamo anche muoverci. Però fatelo, fatelo a casa, non esageriamo. Ma al posto dei carciofi, se puoi mettere quel che ti a casa. Certo, assolutamente, qualsiasi tipo di verdura va benissimo. Sigilliamo. Melanzane, qualsiasi roba, tutto. Dai, zucchine. Cioè, importante che siano ben asciutte. Quindi un po' di... cioè una specie di boccone perfetto che ha... cioè tutto un po'. Prendiamo una appunto teglia da forno e disponiamo le palline in questo modo, un po' distanziate. Adesso vi faccio vedere, ve ne faccio vedere due o tre. Apriamo. Guarda che forte. No, sono buonissime. Ma immagino, infatti. Siete già pronti? Un po'. Andiamo a chiudere anche questa. Ma questo secondo te si può anche freezer questa pasta o no? Ma no, dai. Beh, la pasta brioche non sarebbe indicata per la frittura. Ma puoi fare per esempio del pane da pizza o del pane proprio pasta. Ma stiamo un po' sul leggero, che è già la soppressa di suo. Punto, cioè fare robe pesanti e fare bene. Oddio. Ecco qua. Dopodiché, una volta terminata la composizione sul di tutta cerchio. La esattamente e messe anche al centro, le lasciamo lievitare per un'altra oretta e mezza, okay? E poi andiamo a infornare. Quindi alla fine, una volta disposte tutte le palline appunto di ripieno, le andiamo a pennellare con il tuorlo stemperato con un po' di latte e poi in forno. Allora, mentre finisci di comporre il nostro Danubio, noi ci prendiamo un attimino di pubblicità, un minuto, restate qui con noi, così dopo vediamo come si completa questa pietanza, questo cibo, questo piatto. Eccoci pronti con il nostro Danubio. Pennelliamo? Tocco leggero, mi raccomando. Ecco, una spennellata, cosa che do? Tuorlo stemperato con un goccio di latte. No, cosa dici se su metà di questi che metto un po' di semi di sesamo? No!
Ma sì, dai, lasciamo che consigliare così. Dopo metà assaggerà coi semi, allora, e metà senza. Metà così... ci sarà le palline ben lievitate, dall'altra parte... Se lo fa sul serio, cioè, giuro, lo fa sul serio, giuro. Vabbè, lo sta facendo sul serio. Ed ecco il tocco Masterchef. Tac, tac, eccoci qua. Ecco, dopo i nostri amici cameraman diranno questi sono più buoni, questi anche. Ma questo non era previsto. Questo non era previsto. Tutto questo quanto... non era previsto, il tocco in più. Il tocco Paolo. Il tocco in Paolo questa volta, esatto. Mi sei detto qui Elenia. Allora, Elenia, inforniamo. 200 gradi, forno preriscaldato per circa 30 minuti. Okay? Vai. Vado. Ma siccome noi i 20 minuti, anzi 30, scusa, 30 minuti non li abbiamo. E allora, abbiamo già preparato. Paolo. Hai già preparato. Ho già preparato. Insomma, date a Cesare quel che è di Cesare. Guarda che bello che viene, poi hai visto Paolo? Veramente bello. Vero? Sì, tutte quelle balette messe una vicino all'altra, guarda che capolavoro che ha fatto. È ancora un po' caldino, quindi proprio l'abbiamo appena fatto. Voilà, spettacolo. Là. Molto interessante questo senza Danubio. Senza semi di sesamo. Molto interessante questo Danubio. Sì. Allora, questa metà è mia, il resto poi potete usare voi. No, okay? Allora, no, questo non lo possiamo toccare perché adesso deve andare, è proprio caldino, deve andare al sommelier perché dobbiamo appunto capire che vino abbiniamo. Grazie Anna e grazie Elenia, grazie per modo di dire Elenia, mi ha messo in grosse difficoltà con questo piatto. Qui c'è un ingrediente che per noi sommelier è una bestia nera ed è il carciofo. Il carciofo crudo non è abbinabile. Il carciofo invece, come in questo caso, ammorbidito, smanettato e reso così più soffice, più morbido con questa preparazione, sicuramente si può tentare di abbinarlo. Abbiamo bisogno quindi di una buona morbidezza nel nostro vino, in questo caso vino bianco che andiamo a proporre in abbinamento, perché la nota leggermente tannica del carciofo ha bisogno di una grande morbidezza nel nostro vino bianco. C'è poi questa componente sapida, salata, saporita, data dalla soppressa nostrana, la componente a tendenza dolce leggermente grassa del nostro formaggio Piave, se non ricordo male, e hanno bisogno anche qui di una componente alcolica un po' sostenuta, una buona spalla, quindi abbiamo cercato il nostro vino bianco non più in terra veneta, ma siamo andati a cercarlo nel vicino Friuli, in particolare sui colli orientali del Friuli, e lì abbiamo trovato uno Chardonnay vitigno di origine francese che bene si è acclimatato e si è così ha trovato residenza ideale in questi territori fra le colline del colli orientali del Friuli e dei colli orientali. In questo piatto di origine un po' napoletana e un po' nostrana, veneta, proviamo a abbinare queste note morbide, fruttate e strutturate di un vino che nasce sulle colline dei colli orientali del Friuli. È un vino bianco che si presenta un giallo paglierino deciso, quindi di buona struttura, di buona concentrazione. Al naso immediatamente note floreali e fruttate, la mela golden matura, anche in questo caso note che ricordano l'ananas e la papaya, unite a note floreali bianche di licine, di acacia, mentre in bocca subito si impone con la sua bella spalla, la sua struttura. Un titolo alcolometrico di 13 gradi ne fanno un vino di buona presenza, grande morbidezza in bocca, buona solidità, una freschezza che fa salivare in maniera continua, prima molto fluida e poi più decisamente più densa quando questo arriva a stimolare la parte centrale della lingua, e quindi un vino che avrà bisogno di una struttura altrettanto importante nel piatto, e l'andiamo a cercare proprio nella soppressa e nel formaggio, che saranno leggermente attenuati, attutiti da questa pan brioche che li avvolge e che con quella leggera tendenza dolce andrà a chiudere bene l'abbinamento. Con questo vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima puntata. Eccoci in cucina, Paolo Vidoz. Vidoz!
Alla quarta si era sbagliato. Ma attenti, però l'avevo fatto apposta. Allora, Paolo Vidoz con i nostri due piatti di oggi. Facciamo una breve descrizione, un breve riassunto di quello che abbiamo fatto. Primo piatto, i bigoi in salsa. Allora, abbiamo lavato velocemente le sarde sotto sale, le abbiamo spinate, Paolo in questo caso ha tagliato sottilmente la cipolla, l'abbiamo fatta appassire in un fondo di olio, l'abbiamo fatta sfumare con un goccio di vino bianco, abbiamo aggiunto le sarde leggermente spezzettate. Naturalmente, quando il sugo è tutto ben amalgamato e ben sciolto, abbiamo spento la fiamma. Nel frattempo, 15 minuti in cottura per i nostri bigui, abbiamo fatto amalgamato le bigui alla salsa e poi servito e degustato in anteprima da Paolo. Sì. E lui ha attestato che è buono. Per quanto riguarda invece la seconda ricetta, da Venezia al sud, quindi dal nord Campania, al sud, a Napoli. Esatto. Allora, Danubio, non sei in Campania, Danubio. Lo so. La battuta, scusa. Lì ci arrivavo anche. Allora, abbiamo proceduto a creare l'impasto lievitato, che avrà bisogno naturalmente di un riposo di lievitazione per circa 5-6 ore. Una volta fatta questa operazione, andiamo a tagliare sottilmente il carciofo, stufato in padella con olio e un piccolo pesto di prezzemolo fresco. Non abbiamo aggiunto sale né pepe, nient'altro. Abbiamo tagliato il formaggio a cubetti insieme alla soppressa, amalgamato tutto quanto, creato un composto appunto di pallina leggermente appiattita, farcito e poi appunto composto si compone e via. Cottura a 200 gradi, forno preriscaldato per circa 30 minuti. Scusa, e questo è il risultato. Lo possiamo aprire per vedere un po'? Che curioso. Dai, vediamo com'è. No, perché sennò... Non per vedere, per assaggiare. Una pasta brioche, vedi com'è soffice. Penso sia un po' raffreddata. E all'interno praticamente c'è il ripieno. Quindi ogni pallina caldo, ha la stessa quantità, a meno che non abbiate farcita voi, praticamente, dove c'era 450 pezzettini di... Sì, uno l'ho fatto io bello cicciotto. Ecco. Va bene, allora, Paolo Vidoz, grazie per essere stato con noi. Grazie. Vi ricordo, grazie a voi, che questa puntata la potete rivedere su www.settegoldetelepadova.tv, dove c'è la sezione Due chiacchiere in cucina, ci sono tutte le ricette, ma ci sono anche tutte le puntate, e anche la nostra pagina Facebook avrà degli speciali, dei contenuti inediti, potrete vedere dopo la messa in onda della puntata. Non mi resta che ringraziarti, Paolo, vorrei trovarti ancora. Sì, andiamo a trovarlo noi. No, quando cucino in legna sono sempre presente. Alla Madonna. Alla Madonna, giusto? Sì, ma so perché la Madonna. Perché? Perché vicino de me, dove ho aperto il locale, 25 anni fa, un signore cominciava a vedere la Madonna. Sì. Anche la chiesa, tutto quanto. È bellissimo questo. Che poi vedi che al cuore tenero, alla fine, dai. Allora, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima puntata. Ciao! Si può sentare?